È iniziata Milan-Palermo. Buonaventura, Locatelli. Locatelli cross nel mezzo. Niente. Čolanek di nuovo contro Jack Buonaventura, eh? In realtà si chiama Čolanek, però a me piace più Čolanek. Vai Jack. Jack entra in aria, cross, tira! Fuori! Fuori, cazzo! Fallo. Ma dai, ma come si può? Come si può a Pasalic fare fallo, cioè, da 30 metri? Cioè, ma che si è buttato Hildemark? Si è buttato? C'era una piscina, c'era? Bellissimo stop di Jack. Jack Pasalic. Jack. Jack. Jack di cuore, Buonaventura, crossa in aria. Scodella, cagata del portiere, Pasalic, tira! Gol di Suso! Gol di Suso! Suso, grande cazzo! Suso! Dopo un errore di Pasalic, una papera mostruosa del portiere del Palermo. Meno male, Milan in vantaggio! Milan in vantaggio! Ecco, contrattacco del Palermo. Meno male, si sono fermati alla 3 contro 4. Vantaggio loro. Grande Gigio che salva. Su, 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 su ragazzi, su. Per Buonaventura. Buonaventura lo vede in mezzo a Pasalic. Pasalic tira. Oddio, fuori di un soffio. Fuori, calcio d'angolo per il Palermo. Palermo sta incominciando a spingere. Dai, Milan. Grande parata di Donnarumma. Ma che sta succedendo al Milan? Ma per favore, dormiamo? Stiamo dormendo? E ancora una volta Donnarumma leve le castagne dal fuoco, come si dice. Le castagne dal fuoco. Grande Gigio. Uff, fuori veramente di poco. Di Čolanek, ragazzi, Čolanek sarà il protagonista della giornata, Čolanek. Spero di no. Fallaccio di De Sciglio su Embalo. Ma come si può? Ma come si può, De Sciglio? Ora si prende anche il giallo. Ti sei preso il giallo, De Sciglio, inutilmente. E ti lamenti pure. Stoppate Donnarumma, para, Donnarumma, para, Donnarumma, para. Attenzione Milan, attenzione, il Palermo sta crescendo, 35esimo di primo tempo. E meno male finisce il primo tempo. Ragazzi, primo tempo 1-0 per il Milan, grazie a un bruttissimo errore di Posavec, veramente migliore in campo finora, fatto 3 o 4 papere, il Milan ha approfittata solo una. E Suso, grande tiro, si trova lì, respinta cross di buona, il gol ha funzionato su cross di De Sciglio, Posavec di pugno, non so se sembra un misto tra Gig Robot d'acciaio o Mazinga, però riesce a prendere la palla con il pugno, fa una specie di carambola sul corpo, se la ritrova Suso sui piedi, tira e gol per noi, 1-0. Aspettiamo il secondo tempo e vediamo. Troppi rischi, non si può giocare così contro una squadraccia come il Palermo. Troppo lenti dopo il gol, manovra farraginosa, rischi, corner per loro, non va bene assolutamente così, bisogna cambiare marcia, se no secondo tempo pareggeranno, non va bene. Calcio d'angolo per il Palermo. Stiamo soffrendo i primi minuti del secondo tempo. Siamo entrati un po' molli, non con l'atteggiamento giusto. Aspettavo un Milan più determinato all'inizio del secondo tempo, però il Palermo è forte, spinge. Soffriamo ragazzi, stiamo soffrendo. Non aspettiamo il Palermo, sembra che aspettiamo il Palermo, sembra che aspettiamo un gol da parte loro, perché noi non vogliamo vincere. Stiamo rischiando tantissimo, tantissimo stiamo rischiando. Io non capisco perché non riusciamo a chiudere la partita e nemmeno andare in attacco, siamo sterili. Neanche piuttosto noiosa sta partita.
No, Diamanti, gol del Palermo, ma come si può? Ma come si può? Ma ditemi voi. 1-1. 1-1, Cristo! Ferro Colombo. Come si può? Come si può veramente? Secondo tempo inutile del Milan, non è sceso in campo. Entra Diamanti e fa il fenomeno, ha fatto un assist clamoroso a chi, non so come si chiamano questi attaccanti del Palermo, ma veramente, guarda, gol preso, pareggio del Palermo al minuto 71. Mercoruschi, ma come si chiama? Ma come si può giocare così? Come si può giocare così? Non siamo proprio entrati in campo, ora chi entra? Sostituzione del Milan pure, cioè nel senso, non si può giocare così. Entra Poli, cioè se ne esce Kučka, entra quel materasso del Poli, cioè Poli entra, un giocatore materasso, che dobbiamo fare? Ci dobbiamo portare a casa il pareggio o pensiamo alla vittoria? Ci dobbiamo pensare alla vittoria, spero, no? Ma non è possibile, non è possibile. Calcio di punizione del Milan, minuto 73, partita noiosa, quasi quasi mi metto a dormire, molto meglio di vedere questo Milan. E calcio di punizione di Suso, non so se Suso va a tirare o cerca il cross, secondo me andrà a tirare, tira Suso, parata di Posalek, grande Suso, tira. Grande parata di riflessi pronti questa volta per Posavec, dopo la papera del primo tempo. Calcio d'angolo per il Milan, si continua, Jack per Buonaventura, crossa, Jack, c'è nessuno, Suso, stoppa, tira, parata di Posavec, com'è possibile ragazzi, si sta facendo perdonare la papera del primo tempo, cioè ma vi rendete conto che parata che ha fatto Posavec? Incredibile, sul 7 l'aveva messo a Suso, sul 7, parata di Posavec, grande Palermo a sprazzi, sembra Real Palermo stiamo giocando. Sostituto Bacca per la Padula, entra Bibappa la Palula, come diceva Elvis, la Padula, she's my baby. Ma fuori di poco al lato del Palermo, Neskoruski di Nabrusti, Mlast, Provusti, Nestor Brusti, Nestor Ruski, Nestor Bruski. Fenomeno. Suso, ma che cazzo fai Suso? Si ritrova la palla ancora, parata di Posavec, ma sta facendo il fenomeno ora il portiere, la seconda parata clamorosa che ha fatto. Una l'ha tolta nel set, l'altra l'ha tolta sotto, la traversa, non ci posso credere, 77 minuto, impossibile, tiro di Suso, tacco di Lapadula, gol, Lapadula 2-1, il Milan si riporta in vantaggio, andiamo ragazzi, primo gol in campionato di Lapadula, è finita! Il Milan vince 2-1 a Palermo in trasferta. Gol di Suso, pareggio di non so chi del Palermo, ma non me ne frega niente. E la cosa più importante è che entra la Padula in campo a posto di Bacca e segna il suo primo gol. Forza Milan! Che dire, una partita bruttissima, noiosa. E abbiamo avuto culo di portare a casa questi tre punti molto, molto importanti. L'unica cosa buona è stata il gran gol di Lapadula, è subentrato a Bacca e si è sbloccato finalmente. Lo aspettavamo da 12 domeniche, 12 giornate questo Lapadula e finalmente si è sbloccato. Introduzione della prossima partita, derby di Milano. Importantissima partita per noi soprattutto. Se troviamo ai tre punti saremo lì in corsa terzo posto e Champions League. Un'ultima cosa, mi piacerebbe sapere cosa ne pensa mio cognato della prossima partita Inter-Milan. Un grande tifoso interista, lui ancora si sente sugli allori del triplete, noi abbiamo vinto tutto, ma in realtà vinco una volta cada 45 anni, la Champions, non come noi che siamo la squadra di Milano. Bene, sentiamo il suo parere per quanto riguarda il derby. Un secondo, eccola, proviamo.
Ci risponde? No, non risponde. Non risponde perché abbiamo vinto 2-1. Pronto? Forza, Inda! Bene, a noi del suo commento non ce ne interessa proprio. Beh, che dire, vi lascio questo primo video. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like o commentate. Un saluto e forza Milano! Tiro Santanero!